la nostra signora Santina. Chi c'è giù la signora? Basti c'è giù? Sì. Non si preoccupi. A lei chi c'è giù la signora? Penso io. Buonasera. A lei chi c'è giù la signora? A Cassa Popolare. A Cassa Popolare? Bravo. Ce la faccio dare io. Buonasera. A lei chi c'è giù? Una pare che ti cento euro. Ci faccio dare io. Lei vuole andare a fare qualche altra trasmissione? No, solo questa. Solo questa, va bene. Signora, lei tutto a posto? A lei chi c'è giù, signora? Mussili, bicchiere di sembre. Ma mi spiegate un attimo che sta succedendo? Applauso. Bravo, bravo. Fate capire un attimo cosa succede. Perché l'inno di Mameli? Perché è entrata così? Ho sentito che parlava col pubblico chiedendo cosa ci serve. Falla settare. Prego, potete accomodarvi. Ma mi spieghi che sta succedendo? Cos'è questa? Cristiano, è il momento della verità. Ma che? Sembra Mussolini. Che sta facendo? Non volevo. Vorrei annunciare pubblicamente la mia candidatura a sindaca di Catania. Lei è veramente bene. Come potete vedere, abbiamo creato una lista civita. No, è civica. Santina sindaco. Meno male che c'è Santina. Vota San Filippo Santa. Va bene, sì, allora ci possiamo accomodare, così sì, facciamo. Avrei bisogno della mia borsa perché ho il programma elettorale, cortesemente. Lei ha il programma elettorale. Ma perché in questo periodo collavo il programma elettorale? Fate entrare la borsa della signora, così sì, capiamo, grazie. Anche qual è il programma elettorale della signora. Allora, possiamo fare questa intervista, così lei ci illustrerà. Grazie, gentilissimo. Cosa farà per la nostra città? Quali sono i punti chiave della sua candidatura? E potrei avere la mia borsa, cortesemente, grazie. Perché lei ha messo il discorso nella borsa. Cioè, ma ho fatto dei piccoli appunti. Ma però io, man mano che lei scendeva, mi sono accorto che lei chiedeva al pubblico di cosa avevano bisogno. Non è che lei fa favoritismi o cose, giusto? Assolutamente, questo fa parte di una politica che io non ho mai condivisa. Ah, meno male. Guarda come parla bene la signora Santina. Sì, ho deciso che candidarmi a sindaca di Catania significa dare una svolta a questa città. Sì. Ho pensato bene di... Vai. La schiena mi ha dato un'altra botta. Io... Ma la botta come c'è nella carina io? Ho il movimento. Non ridere, Sara, io sono disperato. Io non posso tornare a casa distrutto tutti i lunedì e martedì. E la gente pensa che io reciti. Io sono disperato. Ma dico, se ne porta tante, uno suo picchio, che te costa? Vabbè, vabbè, vabbè. Se lei vorrà concedermi qualche minuto di questa esigua trasmissione, io avrei intenzione di creare una giunta comunale con i fiocchi. Vado. E sicuramente con i fiocchi rosa, naturalmente. Cioè, allora, cosa prevede questo? Perché io sono una donna. Sì. Sono una mamma. Ma quella è la Meloni, scusi. Giusto, giusto, giusto. Vabbè, non è canuacci per Meloni, schizziamo, va. Vabbè. Ma... Allora, ci dica, come potrebbe, perché dovrebbero votare lei i nostri elettori? Perché se non votano a me, votano i gianghi. Chi vota no, no, ma capiamo un po' cosa prevede il suo programma. Devono votare me, naturalmente, perché sono una donna. Ai. Sarei la prima sindaca di Catania. Certo. Devono votare me perché sono una popolana. Certo. Vengo da uno dei quartieri più storici della città di Catania. Civica, la Civita. La Civita, per questo ho fatto una lista civita e non civica. Certo, ha fatto bene, ha fatto bene. Capito? Ma i punti di questo programma elettorale cosa prevede? Sicuramente i punti di forza saranno tre. Sì. Lavoro per tutti. Ah, per tutti? Sì. Perché non si può travagliare? Ma perché? Io voglio capire perché non c'è sto travaglio. Ma non è che mi sembra che ci sia tutto questo lavoro al sud Italia, Ma che sta ingocchiando? Ma che sta ingocchiando? La disoccupazione un po'. Ascoltami, ascoltami. Io sai che facessi. Cosa? Oggi come oggi, per portare una lettera
di un ufficio all'altro, c'è un solo impiegato. Vero. E quando ci sta? Tanto tempo. Una lizza a parlare dopo protocollo all'ufficio anagrafe ci sta che ne ci onna. Verissimo. E se invece non altro di mettere già uno solo, ce ne mettiamo a 10. Si risolve il problema. Nasce come una lettera già. E la macchina organizzativa cammina. Guarda come la signora come ma perché se pare cammino ci ne vedo una meccanica. Certo, ha ragione. L'altro punto qual è? L'altro punto è puntare su degli assessori. Degli assessori che possono essere veri assessori. Gli assessorati, a chi li diamo questi assessorati? Ho deciso già. Sentiamo. A Tia di Rugno l'assessorato. Ah, bene, grazie. Nettezza urbana e cimiteri. Come nettezza urbana e cimiteri a me? Ma tu sai quanta munizia c'è a Catania? Ma che c'è a me? Ma tu sai quante danno cimiteri a Catania? È un posto di responsabilità. Ma dico giusto a me al cimitero. Vediamo quanta gente a combattere. Vabbè. Perché tu al cimitero saresti una figura di spicco, gli chiedevano da, col dolore che hanno, viene un attire, ci vado con c'è, che siamo dicevo, non c'è munito. Bravo, ecco, bravo. Se fanno quattro risate, e per esempio io ho pensato all'assessore, ora mi ammazza, sì, dica, l'assessore alla mobilità pubblica, sì. La mobilità. La mobilità a chi? Di Martino. Ah, di Martino. Io ho assessorato di Martino. Pure, certo. Tutte macchine come il sud. Certo, che giustamente. Mentre l'assessorato alla sanità era indeciso. Era indeciso perché Fratia. Perché c'entro io? È il nostro agente Francesco Grasso. Ma che c'entro? Che io doveva sempre due pacco di medicinale rappresso. Ma che cosa? Casi di fissati che ospitali. Non è vero, non c'entra niente. Poi avevo pensato, volevo fare un'assessorata ad hoc. Sì. Parenchi, Angiovi e Alive Gonzate. Ma chi è che assessorato? Che sono una merce rara di Catania. Sì. Vorrei metterci un assessore. Per esempio. Sì. Lo dica. Volevo mettere a Roberto allo sviluppo economico. Allo sviluppo. Però qui poi mi dicessero, ma quale? Che lo sviluppo l'ha bloccato io. E questo è anche vero. Quindi non conviene. Allora lui lo mettiamo, io ho deciso di farlo comandante dei vigili urbani. A Roberto. Come dirige il traffico? Nessuno. E questo è anche vero, in teatro se la cava abbastanza. Comandante dei vigili urbani, solo che però dobbiamo fare ritornare a Catania i pedani, lo sai che si mette i vigili urbani? Me lo ricordo, quello che si mette a centro di strada. Se lo mettiamo a centro di strada, finisce andare a patina sicuro perché non si vede. Me lo ricordo. Allora, lei ha un minuto adesso. Come un per minuto? Sì, perché dobbiamo chiudere, dobbiamo fare venire Sara. Ma io ho tutto il mio programma, quando lo dico? Lo dirà la prossima volta. Lei ha un minuto per convincere i nostri elettori a votare Santina San Filippo. Prego, signora. Cari elettrici e cari elettori, se volete che la vita vi cambi e se non volete restare a casa a fare Olippo, votate Santina San Filippo.